Sistemiamo questi fiori. Sai che deve arrivare così, no? Ci ho maledito 30 volte, il dottor Baronti! Ma tu sai che è il dottor Baronti? È quello che ci devi dare il rinnovo per la licenza del bed and breakfast. Innanzitutto si dice bed and breakfast, eh? E poi il dottor Baronti, se non lo sai, è una persona molto pignola, per cui fanno fatte le cose per bene. Signor Cristiano, e questa dove la metto? Oh, una mazza da baseball. Guarda, mettila lì bene in vista, eh. Una mazza da baseball. Quella dove l'ha trovata? Innanzitutto si dice baseball. Poi non è che l'ho trovata, me l'ha prestata un mio amico che la dopra al campo sportivo. Sapevo che avesse amici giocatori di baseball. Infatti non è che è un giocatore di baseball, è un tifoso della Fiorentina. E poi devi sapere che il dottor Baronti è una persona di idee un po' all'antica. Ecco, allora bisogna essere un po' condiscendenti. Per cui quella per lui non è una mazza da baseball, bensì un manganello speciale. Telefono. Mi suona. Pronto! Oh, signor Parelli, dov'è che si trova? Alla stazione? La faccio venire a prendere subito. Ecco, era il signor Parelli, l'ospite che deve arrivare oggi, cioè alla stazione, vado a dire al Giordano che lo vada a prendere. Ma questo dottor Baronti non è che per caso conosce qualcuno nel mondo dello spettacolo? Perché altrimenti, se vuole, lo posso corrompere io, a modo mio. Adriana, lavora! Va bene. Sono la testa, vada, ti porto tutto io. Vada. Oh, buongiorno signor Prelli, buongiorno. Grazie. Oh, benvenuto nel nostro bed and breakfast. Se vuoi chiamare la sua dolce metà, io vi accompagno in camera. Oh, ma certo, sì. La mia dolce metà è sempre in ritardo. Non viene mai, anche se la spingi, non viene mai. Capito. Roberto? Oh, scusate, sono rimasto a vedere i fiori che ho qui in giardino. Stupendi. Belli, eh? Belli, sì, ma sa, a lui piace più il campo, più dei fiori, sa. Va bene, via, lasciate che li accompagni in camera, via, venite, via. Scusi, ma quella che cos'è, una mazza da baseball? No, è un manganello speciale. Ma quale manganello speciale? No, si figuri, questo è Fallicus, il simbolo di chi la pensa diversamente. Sì, così tutti sanno da che parte stiamo qua, vero? È perché noi qua siamo molto aperti. Oh, ma che bello, sa, anche noi siamo apertissimi, siamo, vero caro? Ho capito, venite in camera, venite in camera, ecco qua. Venite in camera, via, date dentro. Mannaggia, oh no, come si fa? E anche te, Adriana, ma cosa gli vai a dire te del manganello? Ma me l'ha detto lei prima! Ma cosa c'è che te l'ho detto prima? Ma non lo capisci? Il dottor Baronti deve arrivare a momenti e se scopre che ci abbiamo due... Ma non li hai visti? Sembrano George Michael e Elton John! Ma quelli mica erano inglesi! No, erano gay! Scusami, Oh, e che sarà mai? Finalmente qualcuno che la mattina a far colazione non mi guarda le tette! Se tu te le coprissi non te le guarderebbero le tette, la mattina, Sala colazioni, è un macello. Se arriva il dottor Baronti e scopre che ospitiamo omosessuali, questo non mi rinnova la licenza. Cristiano, che c'è? Potresti per cortesia dire a questi signori che sono appena arrivati di smetterla di salutarmi mentre io sono fuori a lavorare a portare la cena? Cosa c'entra? Ma cosa, siamo in un bed and breakfast, no? La gente viene qui per fare amicizia. O che male c'è se ti salutano dalla finestra, scusa? Non ci sarebbe nulla di male se mi salutassero con la manina. Mi salutano con... Ma via, ascolta, l'ho capito, ascolta, facciamo una cosa, la vedi questa porta? Tu ti devi piazzare davanti a questa porta e questi due non devono uscire per nessun motivo, almeno finché non è andato via il dottor Baronti, capito? Sai che io lavoro qui da te per fatto un piacere, ma io
ambisco a ben altre posizioni, sai, che io vorrei fare l'attore e farò un giorno l'attore, quindi ti dico che sono veramente adatto per fare questa cosa, perché come Kevin Costner sarò meglio che in Bodyguard, quindi se poi non ci riesco con le buone, ci penso io con le cattive. Cioè li picchi per te? No, che li picchio, peggio, vi faccio vedere Pamela Anderson in nuda, come il crocifisso per il vampiro, come ti vedono, scappa! Mitico, mitico! Allora guarda, ora nascondila però, e nascondila perché non vuole la vedessi dottor Barucci, sai? L'unica foto che vai a fare quello è quella di due partigiani squattati, vai! Allora mettiti qui davanti, vai, mi raccomando, vai! Fermo, eh? Qui! Qui! Ma perché mi fa un po' paura la posizione, preferirei stargli frontale almeno, sta mai a salvaguardia. Giustamente, c'è qualcuno. Mi raccomando, sta per arrivare, lo dobbiamo salutare a modo, va bene? Come vi ho insegnato. Allora, dai, arriva, saluto. Buongiorno, dottor Baronti. Ecco, e la mano? Ma no, questa, l'altra! Ma che imbranate, tutto il pomeriggio ve lo insegno, sì, buonanotte, vabbè, la lasciamo perdere. Oddio, è proprio lui, altro che mamma mia. Camerata, buongiorno! Camerata, buongiorno a lei. Fa un piacere vedere li ha messi tutti in riga questi pidocchiosi, Pidocchiosi sarà? No, pidocchioso è lui. Pidocchioso, eccolo qua, sì, lui è pidocchioso. Perché io pidocchioso? Perché te, tu fai giardiniere, tu lavori in giardino, e il giardino, le piante hanno pidocchi, per cui sono pidocchioso. Infatti c'era molto la faccia pidocchiosa. Scommetto che è anche un po' comunista, vero? In ogni modo, piazza, a lavorare avanti, marcia, scatteri! Ecco, via, scattare, caro. E lei, giovanotto, non ha sentito l'ordine? Quando c'era lui gli ordini venivano rispettati! No, guardi, lui non si può muovere. No, lui no, perché c'è la sciatica. La sciatica. No, guardi. Io ho una sciatica. Non mi tocchi. Ho un mal di schiena tale che non riesco nemmeno a piegarmi, pensi, ma male. Mal di schiena, Non è per caso fa parte di quella categoria di persone che per fare sesso si mettono a 90 gradi? Orecchioni. No, noi siamo intolleranti, Appunto, questo è importante. Su questo non transigo. Non transige. Giusto. Io devo raccontare un aneddoto. Tempo fa un mio amico aveva un bread and breakfast, si chiamava il Manganello. Era il fratello di un mio carissimo amico che è morto in un campo di concentramento. Povero, deve essere morto di stente. No, faceva la guardia e è caduto dalla torretta. Sì, ma per ritornare a noi, questo bread and breakfast fu venduto, e qui i nuovi gestori... Lo sa come gli misero nome? Come? La Rosa! La Rosa! E sapete cosa ho fatto io? Io gli ho preso la licenza e gliel'ho strappata in quattro, gliel'ho gettata in faccia! Da noi non c'è questi problemi. Ci sono questi problemi? No, proprio così. Guardi cosa teniamo noi qua. Guarda, questo cos'è? Una mazza da baseball. Ma quale mazza da baseball? No. Questo è un manganello speciale. Stan! Questo è di vecchia generazione. Bravo! Questi a questi diversi. Gli bisognerebbe mettergli, tirarglieli. Ci siamo capiti! Ecco qua, caro dottor Baronti, io celebrerei questo momento con un bel Chianti Gallo Nero. Buono! Poi sì, il gallo è nero, è buono di sicuro. Ecco qua,
Ecco, io poi tra l'altro avrei anche la fotocopia della licenza, insomma, che lei gentilmente mi dovrebbe firmare. Sa com'è, inizia la stagione. Io sono un bravo camerata, io la licenza gliela firmo. Bene, bene. Ecco, sì. Mi fa piacere. Sì, sì, sì. Ma cosa sta facendo lì? È contento, carta, è contento. Dai, da un pa'. Capito? Perché noi siamo felici, vi ci piace. Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? Battisti, io ho tutti i dischi di Battisti. Ci piace cantare. Ci piace in coro. Allora in coro cantiamo Faccetta Nera. Faccetta Nera. Bella. Faccetta Nera. No, per favore, non mi rovini la canzone. Non la canti, non la canti. No. Vengo con la tua torpedo blu. Capito? Dice troppa confusione. Mi firmo la licenza e me ne vado. Mi firmo la licenza. Fermi voi. Ma qui ci sono delle persone. No. Che sono bloccate. No. Ma lei è titolare, faccia qualcosa. Non ci sono le persone. No, qui ci sono, qui c'è della confusione, vi vedo. No, lei si sposti, lei lascia la faccia a pitocchioso. Ci sposti. La porta non si apre. Io ero un camerata, io un grande camerata. E per scovare i diversi e i comunisti io sfondavo tutte le porte. Mi lasci passare, penso io. No, ma grazie. Cosa soluzione? La foto di Pamela Anderson ignuda, come il crocifisso per i vampiri, guardi. Ah! Ha visto? Ma cosa fa? Quello è il nostro simbolo, lo lasci stare. Il vostro simbolo? Questo gli è il mio dei simboli. Signori, io con tutto il rispetto, ma vado a finire di potare la siepe lì fuori, arrivederci. No, caro, lo domandi lei al signor Cristiano, questo è il nostro... Fallicus è il simbolo di noi che siamo diversi. Ecco, glielo dica lei, signor Cristiano. E sa chi lo doato? So un po' facciamo. Si sta riprendendo. Cristiano, forza, tutto a posto, eh? Ma dove l'ha gettata? Fra i rifiuti o la differenziata? La licenza. Immagino come sarà stato felice d'essere baciato due gay. No, guardi, signor Cristiano, rimediato a tutto io. Quando ho visto che aveva in mano la licenza, mi sono avvicinata e col mio solito tatto gli ho detto una bella frase d'effetto. E quale sarebbe questa frase piena di tatto? Dottor Baronti, guardi che il manganello piace anche a me.